Allora, Caterina, eccola qua, ti abbiamo beccato. Senti, io quando sono arrivato ho detto, hai voglia, sono lei là, già mi aspettavo 5-7. No. Poi invece un 3-0 secco. Sì, alla fine è andata bene, diciamo che all'inizio non si prospettava dei migliori, in quanto comunque abbiamo fatto troppi errori e eravamo un po' anche tese, perché comunque è una squadra molto giovane, quindi abbiamo bisogno ancora di capire come gestire comunque l'emozione. E essendo una prima gara ufficiale è andata comunque molto bene, quindi siamo contente assolutamente. Senti, il primo anno di solito quando si va a una categoria superiore il primo obiettivo è salvarsi. Sì. Diciamo che l'obiettivo ovviamente è salvarsi, oltre che comunque la crescita in generale della squadra, appunto come ho detto prima le giocatrici sono molto giovani e quindi è necessario avere pazienza, però comunque l'obiettivo sicuramente è la salvezza più l'aggregazione e ovviamente la crescita delle giovani stesse. Allora noi andiamo avanti, grazie, tanto sarà lunga e adesso noi andiamo avanti perché allora qua abbiamo io non so neanche come definirla, però pensa che io ho chiesto perché in tutte le squadre una giocatrice ha una maglia diversa, perché non lo sapevo. E hai un ruolo non da poco. Diciamo che hai molte responsabilità, è vero, non si attacca, ma la riccia e la difesa, oltretutto tutto il gioco parte dalla ricezione, quindi se non si riceve non si gioca con i centrali e il problema diventa grande. Senti, papà cosa dice? Che lei è la figlia di Luca, dobbiamo dirlo, cosa dice papà? Papà è contento, viene a vedere le partite, è un tifoso sfegatato, devo dire la verità, è sempre presente e sono contenta. Senti, tu prima hai abbassato, io adesso non so come si chiama lei, la numero 9. Greta Tonizzo si chiama. Allora Greta, io devo dire la verità, allora, prima ho detto, questa non devi farla incazzare perché te mena la grande. Te hai un fisico da rugbista. Sì, lo so. Me l'hanno detto in tanti, basketaro, ma mai pallavolista. Però mi hanno detto che sei una toast. Un pochino, si è visto. Senti, ma come mai ti sei attaccata al volley anziché magari appunto a qualche altro sport? Ma in realtà mi sono attaccata al volley perché avevo mia cugina che giocava nel famoso Pordenone della Peressini. E mi sono innamorata di questo sport, ho iniziato da piccolina. No, scusate, io fai un primo piano perché guardate che mani che ha. Queste te ti hanno pizze, queste sono due maxi pizze. Lo prendo come un complimento per una pallavolista, dai. Sindaco, la soddisfazione di vedere una squadra che appena promossa promette un campionato, secondo me, da metà classifica. Ma io mi auguro che sia come dice lei, siamo molto soddisfatti indubbiamente della squadra, siamo personalmente, ma tutta la comunità e tutte quante le ragazze e la società in primis sono soddisfattissimi di questo, diciamo, questa performance che in questi anni, perché la squadra è vero adesso è in B2, ma non dimentichiamoci che in pochi anni ha fatto tutto il percorso dalla D alla C e adesso alla B2, quindi è un qualcosa di grande che ha fatto in questi anni. Tante cose, un palazzetto oggi pieno nonostante altre situazioni importanti, c'era la Falcon Star che giocava in casa, c'era Grado che aveva una manifestazione dove era pieno di gente, insomma c'era tanta cosa in giro e nonostante tutto il palazzetto era comunque pieno. Questo sta a significare che c'è un seguito, ma era anche altre volte abbastanza pieno, oggi sicuramente di più, ma un seguito che la cittadinanza sente e partecipa a questa. Oggi era una preparazione, anche un torneo certamente di preparatorio per il campionato che inizierà il 14, quindi la gente partecipa. Noi la vedremo le partite. Ma sicuramente anche l'altro anno, non tutte, dipende dagli impegni, ma quando potrò verrò. Il gruppo Illyria ha cominciato una nuova avventura con lo sport, ha abbinato il suo marchio a quello di Stranzano, una Stranzano che almeno per le premesse insomma, potrebbe essere un buon campionato. Certo, innanzitutto è sempre meglio cominciare vincendo e quindi è stato di buon auspicio, speriamo questo torneo. Ho visto le ragazze con lo spirito giusto, con gli occhi giusti, quelli che piacciono a me, quelli che esprimono una forte grinta, una forte convinzione. Detto ciò, per Gruppo Illyria, come ho appena ribadito durante le premiazioni, è un onore
abbinare il proprio marchio a questa squadra, perché pensiamo che lo sport sia importante, perché non è soltanto un'iniziativa commerciale, ma noi crediamo fortemente in questo progetto che racchiude l'unione di diverse realtà e ci ricorda in realtà come è nato anche Gruppo Illyria, attraverso l'unione di diversi imprenditori che attraverso appunto le loro forze hanno dato forza a un progetto ancora più importante. Guarda, noi seguiamo circa 200 società sportive in regione, lo abbiamo sempre parlato, le aziende che investono nello sport non lo fanno per un ritorno commerciale. È vero anche questo, però noi fanno per il cuore, io penso. Lo facciamo per il cuore, noi crediamo come azienda fortemente nello sport, pensiamo che ritornare un po' delle risorse che ci vengono date dal territorio allo stesso territorio attraverso questa formula sia una cosa corretta, anche eticamente corretta, oltre che speriamo abbia un ritorno anche commerciale. Poi per quanto riguarda questo progetto qui è ancora più vicino al nostro modo di essere e di sentire, quindi veramente siamo onorati di essere qui.